Carissimi fratelli e sorelle, il Gesù bambino che è passato in mezzo a voi al canto del Gloria ci porta sentimenti di tenerezza, di gratitudine e di commozione. La bellezza di un bambino appena nato è di per sé un annuncio di gioia, di speranza, di vita e di bellezza. Se questo bambino è il figlio di Dio o il Verbo eterno del Padre di cui parla il prologo di San Giovanni, questi sentimenti hanno la loro origine nell'umiltà di Dio. Il Figlio di Dio ha lasciato il cielo per un presepio, infatti, e poi lascerà il presepio per una croce. Oggi, insieme, vediamo l'inizio di questa storia di umiltà di Dio che si è fatto carne, si è fatto concepito, gestato dalla Vergine Maria e bambino che nasce a Betlemme per dissipare le tenebre dell'errore, della colpa, della morte e della paura. Sì, perché il buio fa paura se non c'è neanche una luce che lo rischiari. Una strada completamente buia, non siamo disposti a percorrerla come faremmo con una strada illuminata. Una casa senza luce e con nessuna apertura che faccia entrare la luce, nessuno di noi la comprerebbe. A meno che non ci si proponga in partenza di trasformarla e renderla luminosissima. Solo un animo cupo e morto dentro può desiderare di stare tutto il tempo al buio, senza luce. Ebbene, questa osservazione di tipo naturale ci dà il senso soprannaturale delle parole del profeta Isaia. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce, su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Che ci dicono lo stato di attesa e di speranza soddisfatta finalmente per un intero popolo. Le tenebre sono buio senza luce, buio fitto che attende di essere squarciato dalla luce. Ecco, questa luce attesa non è una lampada, non è una candela, non è una centrale elettrica, ma è il Verbo che si è fatto carne. Dio, che si è preso addosso la nostra umanità, smarrita, debole, indifesa, errante, al buio e impaurita. Il profeta Isaia spiega infatti che questa grande luce apparsa nelle tenebre è motivo di gioia e letizia, è un bambino. Dice infatti, perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. L'angelo ai pastori lo comunica con queste parole: vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore che è Cristo Signore, a cui fa eco San Paolo nelle parole a Tito. È apparsa la grazia di Dio che porta salvezza a tutti gli uomini e ci insegna a rinnegare le impietà e i desideri mondani e a vivere in questo mondo. Tutto questo deve portare in noi una grande gioia, perché se la grazia e la luce portate da Gesù sono per tutti gli uomini, allora ci sono anch'io. E la missione di Gesù nel suo primo avvento la sintetizza bene un inno delle lodi mattutine che dice: nel suo primo avvento Cristo venne a salvarci, a guarir le ferite del corpo e dello spirito. Guardate ora come diventa più chiara la natura delle tenebre che la luce vera è venuta a illuminare. Si tratta di ferite del corpo, malattie, menomazioni, cecità, sordità, morte, e dello spirito, paure, superstizioni, impietà, orgoglio. Gesù è il medico delle anime e dei corpi e porta con sé il rimedio. Il primo rimedio che egli porta è quello che contempliamo questa notte santa, a Betlemme, fra i pastori che pernottano all'aperto, in una grotta, fra Maria e Giuseppe, alla presenza di un bue e un asino. Il primo rimedio alle nostre infermità, paure e bisogni è l'umiltà. Dio si fa bambino perché nessun adulto si faccia Dio senza gli insegnamenti dell'Onnipotente umile. Il nostro essere adulti o voler diventare adulti deve passare dalla grotta di Betlemme e dalla notte santa in cui i pastori hanno accolto senza resistenze la bella notizia della nascita del Salvatore. Tutto in questa notte è umiltà e grandezza, povertà e gloria, semplicità e preziosa manifestazione di luce.
Gli angeli sanno di essere nulla se non cantano la gloria di colui che li ha creati. Gli uomini che fanno la guardia alle pecore sanno di essere nulla se non aspettano e non credono a un Salvatore dato dal cielo. Maria e Giuseppe sanno di essere nulla se non avessero accolto il disegno di Dio nella loro vita. E noi dovremmo saperci nulla se nel buio del nostro presente non ci fosse la luce del Signore Gesù. In questo nulla, riconosciuto da ciascuno, il Signore entra a fare grandi cose, perché la sua scelta di nascere povero in una stalla e riscaldato solo da un bue e da un asino è il modo in cui ha voluto abbattere la prima malattia spirituale dell'uomo, l'orgoglio. A causa di questa malattia spirituale, Lucifero si ribellò a Dio e perse il paradiso, Eva ed Adamo si allontanarono da Dio e persero la vita eterna. Gli ebrei non riconobbero il loro Messia e lo rifiutarono. Gli uomini di oggi scherniscono la verità rivelata e la morale cattolica e si immergono sempre di più nelle tenebre. I fedeli o il clero, che si sentono adulti nella fede, ignorando la lezione di Betlemme, finiscono per diventare o Erode, o Pilato, o Giuda, o Diotrefe. Il Figlio di Dio, venendo nel mondo, si fece carne, benché tutto sia stato fatto per mezzo di Lui e senza di Lui nulla sia stato fatto di ciò che esiste. Egli, che è eterno, onnipotente e spirito, accetta per amore e con umiltà di prendere su di sé la natura mortale, fragile, e di essere umano, per compiere uno scambio. Ogni uomo gli darà la propria miseria e le proprie ferite, ed egli gli darà la sua ricchezza e la grazia divina. Questo scambio porta al buio la luce, alla malattia la guarigione, alla paura l'amore che non teme nulla, ai morti la vita divina, agli sfigurati dal peccato la bellezza dei figli adottivi di Dio. Dice il prologo di San Giovanni, a quanti lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio. Che questa notte e il tempo di Natale che da essa comincia ci facciano accogliere Gesù come l'umile Maria, come l'umile Giuseppe, come gli umili angeli, come gli umili pastori, come gli umili di ogni tempo, perché solo l'umiltà riconoscerà il Salvatore del mondo. Sia lodato Gesù Cristo.